zombie apocalypse. Ciao ragazzi, ciao a tutte e a tutti. Allora, eccomi qua con un nuovo video top beauty e casa, perché qui c'ho la busta dei prodotti beauty e appunto, come vi stavo dicendo all'inizio in un altro video, che sono appena come si può dire pronta di registrazione da un altro video, sono appena uscita da un altro video che stavo registrando, ciancio alle bande, bando alle ciance. Stavo facendo un altro video e adesso sto facendo il video per voi di nuovo di zecca, di questo qua. Allora, ho terminato, non so quanti prodotti siano. Allora, 3 prodotti della Vidal. Uno è ginseng e guaranà, eccolo qua, ginseng e guaranà, voilà, questo qua, molto buono, mi strapiace. E c'è una profumazione paradisiaca, non so perché vi dico paradisiaca, ma è la verità. Poi questo è Camellia e Ambra White Hydradermal Complex, idrata e rigenera, body wash, vabbè, lo sappiamo, avevo capito. Sensual Touch, sensazione allucinante, vabbè, buona, comunque molto buono. E non è che la profumazione mi interessa più di tanto, come diceva appunto mia nonna, ma anche altre ragazze su YouTube, non è importante se profuma o meno, ma il bello che deve la farci, perché la verità, concordo con chi l'ha detto su YouTube, non faccio nomi perché poi se no vengo sempre linciata, non mi sta bene, ma non credo che vengano linciata perché siamo brave, dai che siamo brave. Buona nel senso che vabbè, ci siamo capiti che non dobbiamo litigare su YouTube per una fesseria, dai. Comunque vi dicevo, la profumazione è ottima, anzi diciamo la verità, mi lava bene perché mi pulisce bene e basta, e va bene così, e mi è piaciuto. Poi questa cos'è? Orchidea Imperiale, anche questa mi è piaciuta, la profumazione non era male per niente, anzi ne ho fatto altre scorte di queste. E per rimanere in tema di bagno schiuma, ho preso uno che è, cos'è, aspettate se lo trovo, no, non lo trovo, vabbè, non importa. Comunque ho preso delle maschere viso perché ne ho bisogno, che sono con la pelle proprio, sembra che stiamo entrando appena nel deserto del Sahara, non so se si è capito cosa voglio dire. Secchissima, esatto, molto secca. Quindi Tantum Verde, 4,99 euro offerta, vabbè, prezzo massimo consigliato, vabbè, qui non ce ne frega niente. Tantum Verde SOS placca, colluttorio cosmetico generale, quotidiana barriera protettiva antiplacca, e questo è 500 millesimi di grammi per un paio di 12 mesi, ok? Pulisce bene, igienizza altrettanto, non so se ho detto la stessa cosa, ma è quello che ho detto. Poi fazzoletti multiuso 100% pura cellulosa Soft Dream, presi questi dove? Fatemi vedere un po', Eurospin, marchio Eurospin, vedete? Non so cosa riuscite a vedere, eccolo qua, Eurospin, già. E niente, questi mi sono piaciuti, sia per soffiare vicino al naso, che sono l'ideale, ma vabbè. Li usavo più che altro per pulirci i pennelli, quando mi truccavo, mi impiastricciavo e tutta quanta, osavo pulirmi qua sopra, e ok, e ci sono piaciuti. Poi. No, per non farci mancare nulla alla skincare, oltre al make up e alla skincare, oddio, con cosa mi sono bagnata? Non lo so. Ah, ve lo dico. Questo Lenore mi ha bagnato, disgraziato che non sei altro. Vabbè, comunque, latte detergente, idratante, fresh uva, stop. Per pelli normali o miste, con acqua d'uva, ok. Questo qui,
Mi ha struccato con una bellezza. Allora, questo non so dove metterlo, lo metto qua perché faccio danni. Mi strucca da morire. Allora, sono con 200 ml di prodotto e mi struccava che era, per carità, top, top, top. Poi, ultimo prodotto, ma non per importanza, anzi, due prodotti, uno per la casa e un altro contro i raggi UV del sole. 50 ml di prodotto, qua non ve lo dico neanche, ma sono sempre 12 mesi di PAO, sempre, che si spende sempre, comunque. Questo l'ho usato quest'anno al mare, quest'estate anzi al mare, quando sono andata all'isolotto, qui a Palau, all'isolotto c'è una spiaggia che andando a pochi passi da casa mia è chiamato l'isolotto e lì mi sono andata a fare un bel bagno, bello fresco, anche se non era tanto fresco perché l'acqua sembrava brodo, mamma mia, per carità di Dio, comunque vabbè. A parte gli scherzi, non ci interessa, ci interessano le recensioni. Biopoint, questo mi ha protetto per un bel po' e anche ha profumato bene i capelli, quindi top, mi è piaciuto molto. Non me l'ha neanche bruciato il sole, a parte che mi ha bruciato in faccia ma non i capelli, ma queste sono fesserie che aggiungo io. Deodorante, non per importanza, meno male che ho detto solo due. Deodorante, Dove. Moisturizing, idratante, crema idratante, deodorante originale della Dove, eccola qua. Finalmente sono riuscita a capire di cosa stavo parlando perché veramente, vabbè, ho detto una stronzata, ma perdonatemi, scusatemi per la parolaccia, ma ci sta. Dove, quindi è top e è piaciuto meglio di quello che ho comprato adesso, non so perché, ma non so se ritengo che mi faccia un po' un brutto odore quello che ho comprato, perché cosa ho comprato di deodorante? Avène Eau Thermale. Ha un bel odore, ma non mi fa impazzire, poi non profuma come avrei voluto che mi profumasse, quindi stop, no comment. Lasciamo perdere. Stendiamo un bello pietoso, che è meglio. Comunque già siamo a quanti? A 7 minuti di video che registro, vabbè. Freschezza eccezionale, Lenore, risveglio primaverile. Vabbè, questo lasciamolo dire che vuole dirlo. 25 lavaggi. Questo è appunto, il detersivo che mi ha fatto casino qua dentro. Vedete? Già. Questo qui è quello che fa che pubblicizza appunto, come dire, Hilary Blasi nella sua pubblicità di Canale 5, credo che sia, sì, o dappertutto. Comunque sta in televisione, sì. E sono 25 lavaggi, 575 ml di prodotto e non è male, dai, promozione ottima, sì, diciamo di sì. Adesso ve lo apro. E cerco di farvi capire, di farvi intuire che profumazione abbia. È un po' stucchevole la profumazione, devo dire la verità. Però persiste sui capi. Già questa è un'ottima notizia, diciamo, sul mio canale YouTube. Quindi è un po' stucchevole, ma profuma bene e sa proprio di bucato. Non voglio fare la stupida, però sa come di bucato delle nostre mamme, nonne, come le dobbiamo definire noi, le nostre mamme, più che altro, oltre alle nostre nonne. E mi piace proprio per quello, perché mi ricorda molto il profumo di quando lavavo mia madre i panni nostri in casa nostra. Quindi top, mi piace per quello anche. Mi ha ricordato molto quando lavavo i panni di mia madre, i miei panni, le mie cose, le mie robette, diciamo, dell'asilo, quindi ecco perché mi ricorda, perché questo mi piace, per questo motivo mi ricorda molto quando faceva la lavatrice i panni, il bucato mia madre, ecco perché. Comunque, a parte i dettagli che non c'entrano una favola, una fava, scusate, però è la verità. Quando mi ricorda queste cose mi viene un po' la nostalgia di non lo so. Non so come spiegarvi. Sì, forse ci siamo capiti. Mi manca mia madre, che non c'è più, però avrei voluto dirgli, ma che bei ricordi che mi hai tramandato in queste cose, questa, che passione che mi hai tramandato, che belle cose che mi hai ricordato, bellissimo. Mamma, se mi ascolti da su, non lo so cosa dire, però
mi manchi tanto. Un bacione e un abbraccio forte. Scusatemi, ma non piango, perché non voglio dare tristezza a nessuno, però ho tanta nostalgia dei miei genitori. E niente. Ragazze, scusate un po' per questa virgoletta un po' stupidina, però ragazzi, sta, ogni tanto ho voglia di parlare un po' con voi, oltre che con i miei zii, mia nonna e i miei parenti, via scorrendo. Niente ragazze, ora è ora di andare a cenare. Sì, sta facendo pranzare, assolutamente no, passato un bel po' il pranzo, quindi ora si va a cenare. Supportatemi appunto con un like, non l'ho detto all'inizio, non mi ricordo neanche più. Comunque, like, commento, iscrizione, se vi va, non vi voglio forzare. E perché no, attivate la campanella per non perdere i miei prossimi video e aggiornamento. Ciao, a presto, un bacio. E che dire, perché no, un abbraccio anche a voi, forte, virtuale, anche se non so quando mai vi incontrerò e se vi incontrerò mai, ma siete sempre nel mio cuore. Ciao. Un abbraccio affettuoso e un sorriso a tutte voi. Ciao!